La Banca Centrale Europea lascia i tassi invariati al minimo storico e il programma di acquisto di attivi a 80 miliardi di euro al mese. Un Draghi irritato avverte che gli attacchi alla BCE sono controproducenti. Il concetto dei soldi dall'elicottero entra nel dibattito, anche se la BCE ancora non ne ha mai discusso. La riunione della BCE, la conferenza stampa di Mario Draghi di aprile 2016, in questo video con Fausto Panunzi, professore di economia politica dell'Università Bocconi, in collegamento internet da Milano. Ciao Fausto, bentornato a Logazza. Grazie. I tassi di interesse dunque e il programma di attivi, il cosiddetto quantitative easing, rimangono invariati ad aprile in linea della resa dei conti con le aspettative degli economisti. Nessuno certo si aspettava che la BCE agisse ancora dopo che a marzo ha tagliato tutti i tassi, potenziato il QE e ha aggiunto nuove misure come il TLTRO2. Però, Fausto, un sondaggio di questi giorni fatto tra alcuni economisti suggerisce che la Banca Centrale non ha ancora finito con gli stimoli e potrebbe agire ancora dopo l'estate. In questo sondaggio vengono fuori due date, quella dell'8 settembre, la riunione dell'8 settembre, che è quella più votata, diciamo, dagli economisti che hanno partecipato al sondaggio, ma alcuni di questi pensano che Draghi potrebbe agire ancora a giugno. Tu che ne pensi? La BCE ha finito oppure agirà ancora quest'estate? Ma è meglio astenersi dalle previsioni per gli economisti perché si possono fare degli errori. Diciamo che Draghi ieri ha detto ancora una volta che nel caso ci fosse bisogno è disposto a fare ulteriori azioni. Ad esempio, molti hanno interpretato questa affermazione come la possibilità che ci sia un'ulteriore riduzione dei tassi. Draghi sembra molto determinato a cercare di raggiungere l'obiettivo della Banca Centrale Europea, che è quello di portare i prezzi, l'inflazione ad un livello vicino al 2% e userà tutti quanti gli strumenti. Se ci sarà bisogno di agire ancora, certamente lo farà. Non so dire assolutamente se questo sarà a giugno, a settembre o forse speriamo che invece non ci sia affatto bisogno di avere ulteriori misure di stimolo. Durante la conferenza stampa abbiamo visto un Draghi visibilmente irritato, una volta tanto, dico, a causa degli attacchi ricevuti dalla stampa tedesca e dai politici tedeschi, in particolare da Wolfgang Schäuble. Il ministro delle finanze della Germania pensa che le politiche di stimolo della BCE danneggino i risparmiatori e i pensionati. E ritiene che sia colpa della BCE e anche di Draghi, in particolare se in Europa avanzano i partiti populisti e contro l'euro. Draghi risponde dicendo che lui lavora per tutta la zona euro e non solo per la Germania, e che la BCE è indipendente e non al servizio dei politici, e che gli attacchi alla credibilità della banca centrale ritardano il raggiungimento degli obiettivi e causano il bisogno di nuovi stimoli. Insomma, un Draghi arrabbiato dice ai critici di stare zitti che le loro osservazioni sono controproducenti e dice di dare il tempo necessario agli stimoli per dimostrare il loro effetto. E tu che ne pensi, Fausto? Cioè, da una parte c'è una legittima preoccupazione sui bassi tassi di interesse che hanno un effetto negativo sul risparmio, dall'altra l'indipendenza della Banca Centrale Europea che è importante. Bisogna prendere però il colato, quello che fa la BCE sempre e comunque, e stare zitti. Draghi ha detto che proprio ieri che è bene che si discuta anche delle azioni della BCE, ma qua stiamo mettendo in discussione, almeno alcuni politici stanno facendo, l'indipendenza della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea agisce secondo i trattati e agisce cercando di soddisfare il mandato, che è quello appunto che riguarda la stabilità dei prezzi, definito, come sappiamo, con questo tasso di inflazione vicino al 2%. E come ricordato, in realtà quanto più viene messo in discussione questo pilastro, quanto più Draghi dice che la Banca Centrale Europea è costretta a diventare in qualche modo ancora più intrusiva nei suoi comportamenti, ancora più attiva, proprio perché vuole ristabilire questo principio di indipendenza. I tassi negativi, indubbiamente, i tassi bassi in generale, e quelli negativi in particolare, stanno danneggiando i risparmiatori.
ma non sono l'unica categoria rilevante per bisogno della Banca Centrale Europea. Ci sono, ad esempio, le imprese che hanno bisogno di credito a bassi tassi di interesse, ci sono le famiglie che vogliono avere dei mutui e quindi ci sono, i risparmiatori non sono l'unico agente del quale occorre tutelare gli interessi. Un'ulteriore considerazione che ha fatto Draghi è che naturalmente i tassi bassi sono frutto del perdurare della crisi, che è anche derivato dall'inazione del governo. Ieri nella conferenza stampa il Presidente della Banca Centrale Europea ha ricordato ancora come in realtà la Banca Centrale sia stata l'unico attore ad aver avuto un ruolo attivo in questi periodi. E quindi, in qualche modo, detto ai governi, non potete lamentarvi perché i bassi tassi sono anche frutto della vostra inazione. Quindi, diciamo, il problema dei bassi tassi c'è, ci sono alcune disfunzioni, ma naturalmente il problema è anche che cosa poteva fare di diverso Draghi? Poteva veramente evitare di arrivare a questo punto? La risposta che le altre banche centrali hanno dato alla crisi economica sembra suggerire che Draghi si sia mosso forse tardi e non certamente troppo velocemente, troppo rapidamente in questa direzione. E che pensi, la BCE è responsabile del successo dei partiti populisti in Europa? Nei periodi di crisi, i partiti populisti, in entrambe le definizioni, sia quella di chi enfatizza i costi di breve periodo rispetto al lungo periodo, sia quella invece di chi tende a dare un modello semplificato della realtà, ovviamente guadagnano dei consensi, ma non credo che questo sia legato alla Banca Centrale Europea. Se guardiamo la situazione politica, ad esempio nel Regno Unito, o alle primarie americane, stiamo assistendo a delle dinamiche che sono molto diverse da quelle che erano quelle tradizionali. La risposta dei cittadini alla crisi si manifesta anche attraverso maggiori consensi di partiti che sono diversi da quelli tradizionali, che chiamano populisti. E quindi credo che sia in qualche modo sbagliato dare la colpa, la responsabilità alla Banca Centrale. Le politiche della Banca Centrale Europea, Fausto, aiutano più i paesi come l'Italia o i paesi come la Germania adesso? Questo è un altro dei problemi fondamentali della Banca Centrale Europea. Il fatto che le economie europee siano fortemente asimmetriche. È ovvio che se in questo momento i tassi sono molto bassi, un paese che ha un eccesso di risparmio sopra gli investimenti come la Germania è svantaggiata rispetto ad altri paesi che sono invece debitori. Ma questo non toglie che sia impossibile per la Banca Centrale Europea agire accontentando tutti quanti e quindi deve identificare qual è l'interesse prevalente dell'Eurozona quando agisce e mi pare che ci siano pochi dubbi sul fatto che la politica di bassi tassi di interesse sia quella migliore per l'Eurozona in questo momento. Ora, a Firenze, Fausto, si dice il se in malia e pan de bischeri. Ma se il presidente della Banca Centrale Europea fosse stato un tedesco, oggi avremmo politiche monetarie diverse nella zona euro. Beh, ora naturalmente non so dire io se un tedesco abbia fatto qualcosa di diverso, però ricordiamoci questo di nuovo ha a che fare con l'indipendenza della Banca Centrale Europea, quindi se effettivamente un tedesco avrebbe fatto cose diverse perché influenzato dai governi, quello sarebbe stato qualcosa di preoccupante. Poi non so dirti se invece sia veramente ovvio che un banchiere centrale tedesco agisca intrinsecamente in maniera intrinsecamente diversa da quello di un banchiere centrale italiano o francese. Io ne dubito. Da questo punto di vista devo dire che è stato incoraggiante il fatto che Weidmann, che è a capo della Bundesbank, nei giorni scorsi si sia schierato, abbia preso posizione a favore dell'indipendenza della Banca Centrale Europea contro l'interferenza dei governi e in particolare di quello tedesco. Quindi
Quindi non so rispondere alla tua domanda, ma direi a occhio che no, non è la nazionalità che fa la differenza. Il denaro dall'elicottero, helicopter money, i soldi distribuiti appunto dall'elicottero, è un'idea resa popolare dall'economista Milton Friedman nel lontano 1969. La banca centrale che dà soldi direttamente alla gente, un quantitative easing per la gente. Draghi a marzo ha detto che questa è un'idea interessante. Interrogato ben 2 volte dai giornalisti sulla questione, ad aprile, dice che la BCE non ne ha mai parlato. C'è comunque un dibattito tra gli economisti. Chi sostiene che i soldi creati per l'elicottero, dunque da destinare direttamente alla gente, siano permanenti e non reversibili come quelli creati per il quantitative easing attuale e dunque più utili all'economia. Non dimentichiamo che il quantitative easing si chiude con il risucchio dei soldi da parte della banca centrale. Questa dovrebbe essere la fine del quantitative easing. E chi invece dall'altra parte sostiene che non c'è differenza tra l'elicottero e un'espansione della politica fiscale combinata con il programma di acquisto di attivi, detto appunto quantitative easing. Tu che ne pensi, Fausto? Draghi dovrebbe salire sull'elicottero e distribuire soldi direttamente ai cittadini della zona euro? Beh, l'idea è la seguente: fino adesso la politica monetaria con bassi tassi di interesse non è riuscita a stimolare l'economia reale perché c'è sempre il problema che, ad esempio, diamo i soldi alle banche, ma le banche non prestano e quindi il maggior credito che può andare dalle banche alle imprese non ha effetti sull'economia reale perché se le famiglie non spendono, le imprese non incentivo ad investire e l'economia rimane al palo anche in presenza di una massiccia dose di liquidità. E allora quale sarebbe l'idea? L'idea sarebbe quella di dare direttamente i soldi ai cittadini. Facciamo un assegno alle famiglie, diamo, che so, 3.000 euro, 5.000 euro, 10.000 euro alle famiglie e in questo modo le famiglie le spendiamo. Naturalmente questo helicopter money pone tanti problemi, ne cito alcuni. Negli anni 90 ci siamo dotati, i paesi sono dotati di banche centrali indipendenti dal potere politico perché si temeva che altrimenti il potere politico avrebbe, i governi avrebbero usato la leva monetaria in maniera opportunistica per stimolare l'economia sotto elezioni e questo avrebbe portato a un eccesso di inflazione. E quindi era opportuno che le banche centrali fossero indipendenti per evitare questo problema. Forse le valutazioni che c'erano negli anni 90 sono state troppo ottimistiche, ma certamente il problema dei comportamenti opportunisti dei governi rimane. Qualcuno propone allora che le banche centrali rimangano indipendenti e che siano quindi loro a decidere quando usare questa moneta dall'elicottero. Ma naturalmente questo pone un altro problema. Quando è che la banca centrale a questo punto deciderà di usare queste politiche non convenzionali e quando invece non lo farà? Di nuovo diamo un enorme potere discrezionale alle banche centrali e questo creerebbe altri problemi. Quindi si tratta di una soluzione che potrebbe forse in teoria essere efficace dal punto di vista di stimolo dell'economia, ma che, come Draghi ricordava, presenta molti problemi tecnici e molti problemi legali. La mia impressione è che questo tipo di manovra non verrà adottata dalla Banca Centrale nei prossimi anni. In definitiva, però, Fausto, la gente ha bisogno di più soldi da spendere nella zona euro per aiutare l'economia a ripartire? E se sì, come fa la gente ad avere più soldi, diciamo, da spendere? Ma è indubbio che occorra in questo momento un rilancio della domanda aggregata e ci sono misure, diciamo, più convenzionali per fare questo. I bilanci statali dovrebbero avere meno tasse, meno spesa pubblica e più investimenti. Quindi c'è un modo per rilanciare la domanda che è meno estremo di quello di mandare assegni direttamente alle famiglie, anche se è bene che le famiglie abbiano un maggiore reddito disponibile, ad esempio
con minori tasse. E il problema è che naturalmente i governi sono stati finora incapaci di andare verso questo tipo di manovre fiscali che ieri appunto Draghi ha chiamato growth friendly, cioè che sono più favorevoli alla crescita. Ecco, questo sembra, poi alla fine torniamo sempre su questo punto, alla fine delle nostre conversazioni, il vero problema dell'eurozona, l'incapacità dei governi di dare un vero aiuto alla Banca Centrale Europea nel risolvere la crisi economica che ormai dura da troppi anni. Fausto Panunzi, professore di economia politica dell'Università Bocconi, in collegamento Inter da Milano. Grazie Fausto, grazie a voi per averci seguito. Arrivederci. Arrivederci.